Trasporti, Alecci, Calabria troppo cara, poca differenza di costi fra voli per Lamezia e New York. Negli ultimi tempi ho ricevuto tantissime segnalazioni relative all'aumento del costo dei biglietti di treno e aereo per raggiungere da varie zone la Calabria. Di conseguenza, mentre si investe giustamente su vari fronti per la promozione turistica della nostra regione, con il Climb Calabria straordinaria, dalla Beat di Milano al Vinality di Verona, a conti fatti la Calabria appare purtroppo anche straordinariamente cara da raggiungere, lo afferma il consigliere regionale Ernesto Alecci. In questi giorni sto ricevendo purtroppo tantissime segnalazioni da parte di chi vorrebbe venire in Calabria, anche e soprattutto in questo periodo pasquale, ma ha trovato delle tariffe purtroppo non convenienti, anzi molto care, sia con i treni che con gli aerei. Una Calabria straordinaria, la vediamo al Vinity, la vediamo in tanti altri, giustamente in tanti altri eventi, e questo ci inorgoglisce tutti quanti, ma una Calabria direi io anche straordinariamente cara per essere raggiunta. Ricordo che la Regione Calabria qualche mese fa ha investito oltre 2 milioni di euro per una pista di pattinaggio su ghiaccio di fronte alla stazione di Milano. E allora un milanese che già nel mese di gennaio avesse visto le offerte per poter volare e raggiungere Lamezia Terme avrebbe trovato una tariffa di 350, 400 euro, anche 450 euro. Lo stesso milanese che poi magari si fosse guardato intorno avrebbe trovato tariffe, ad esempio, per Palermo a 220 euro, quindi circa la metà che per venire in Calabria, per Dublino, per l'estero 250 euro, qua abbiamo, Londra. 130 euro e per finire anche con un volo oltreoceano per New York poco più di 400 euro, quindi quasi la stessa cifra che per venire in Calabria. È chiaro che metterebbe in difficoltà una scelta se venire in Calabria o volare oltreoceano per andare a New York. Una Calabria che tra l'altro nel periodo pasquale in tutte le sue comunità esprime degli eventi religiosi con delle tradizioni bellissime che meriterebbero anche un pubblico più ampio, fatto soprattutto di turisti. E poi non ci dimentichiamo i tanti studenti universitari e i tanti calabresi che magari a Pasqua vogliono tornare a far visita ai propri cari. Quindi, oltre che aumentare le rotte e le tratte per i nostri aeroporti, oggi che la SACAL è di proprietà pubblica, gestita come socio di maggioranza dalla Regione Calabria, credo che sia giunto il momento di sedersi insieme agli operatori e riuscire a spuntare delle tariffe più convenienti che ci permettano di vivere anche di turismo, non solo nel mese di agosto, ma per più mesi durante l'anno, come i nostri ristoratori, i nostri albergatori e tutti gli operatori del settore chiedono ormai da tanti anni.